al Ballarine, va di Siena la rivincita del match vinto il mercoledì contro il Campo d'Arso. Davanti a 1000 tifosi, Andreucci si schiera con un inedito 4-3-3 con Mauri e Beltrame a supporto di Aliu. Si comincia subito forte con Diarra, Souba, Adama, Ibrahim che parte come un razzo e fa spendere subito una munizione ai Granata. Due parole vanno spese per questo numero 10 colored del Campo d'Arsico. Alto come Messi, fisico possente, non ha sbagliato un disimpegno, uno stop, ha fatto ammonire mezza difesa, dribblando sempre tutti. Per fortuna predica in mezzo al deserto in avanti, se no erano dolori. Al 21esimo la sblocca Beltrame, il migliore di tutti in partita. Scaraventa la palla in rete dopo un'azione tambureggiante con un presunto rigore su Aliu. E il Ballarine invisibilio. 5 minuti dopo Beltrame ha l'occasione per chiudere il match, ma su un tiro il difensore del Campo d'Arsico la prende sulla riga e salva la difesa ospite. Nel secondo tempo la formazione di Andreucci rinuncia a giocare e si mette in forte appasce, sposando la filosofia di Allegri e Trapattoni, con il gioco in possesso del Campo d'Arsico. Ma la difesa non prende occasioni da gol, anzi al 47esimo in contropiede il giovane Cescon chiude la contesa con un gol in contropiede e va a festeggiare sotto la curva sud che impazzisce di gioia, che a fine partita richiama la squadra al giusto applauso e trionfo. Arrivano ancora buone notizie da Treviso con la sconfitta ad opera del Dolomiti che porta il vantaggio a più 10 sulla nuova seconda in classifica, il Porto Gruaro vittorioso a Montecchio. Domenica si va allo stadio Rino Mercante con una nobile decaduta il Bassano. A fine gara in sala stampa il presidente e il direttore predicano calma e concentrazione e gettano acqua sul fuoco. E alla domanda sul mercato cosa facciamo, la risposta è che ci dovranno andare gli altri sul mercato. Dal gruppo Facebook Tifosi Union CS è tutto, alla prossima! Sul canale YouTube di Chioggia Azzurra potete vedere il primo e il secondo tempo della partita Union Clodiense Chioggia Sottomarina contro Campo d'Arsego e il video delle azioni migliori. A novità dolce e salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli, dalle mille varianti di bossolà al casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità dolce e salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi.